Ciao ragazzi, a me viene già da ridere perché il video che andrete a vedere adesso sarà un video davvero epico. È un video speciale e abbiamo deciso di farlo perché esattamente un anno fa sul nostro canale YouTube uscì il nostro primo video di presentazione, quindi non perdetelo. Ora vi mostreremo alcune riprese che abbiamo fatto del dietro le quinte, troppo esilaranti perché dovete sapere che quando facciamo le indagini siamo molto seri e invece quando dobbiamo raccontare la storia oppure siamo in pausa, diciamo, succede veramente il degenero tra di noi. Volevamo ringraziare tutte le nuove persone che hanno iniziato a seguirci e a supportarci sui vari social di Instagram, Facebook e YouTube, e per festeggiare abbiamo voluto fare questo video che nessun altro gruppo di ricerca del paranormale ha mai fatto. E prima di iniziare volevo dire ancora una cosa: noi ci mettiamo la faccia in quello che facciamo, ma lo facciamo per pura passione, non lo facciamo per lavoro, perché ognuno di noi ha un proprio mestiere che non è quello di fare l'attore, il regista o il cameraman. Quindi spero che questo video vi piacerà, che vi faccia ridere come ha fatto ridere noi rivedere certe scene. E salite in macchina perché si parte. Vai, sto registrando. Io ti aspetto, dove andare? Sono dentro un bar. Minchia, ballo male! No! Quando ci sei? Non a partire io? Sì, dici ciao, poi dico ciao. Ah, ok, va bello. Allora, rifacciamo. Ciao, ciao a tutti. Allora, bim bum bam. Ciao, vai. Dico io. Aspetta. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao raga. Facciamo tutto insieme, magari che sono sempre bene. No, non lo so, andiamo in video. Dai, proviamo, come viene, scialla. Attenzione, Rick mi guarda. Questo non è meglio, è meglio. Mettiamo qua tipo... di partire però su questo argomento, ok? Ok, però magari... cioè io prendo il ruolo tipo... prima no, prima di concludere il video, lo so... tipo, vabbè, con il faccio questo pezzo qua che tu di... spero di... Ok, non comprati, provi un pezzo poi adesso mi aggancio io. Continuo il discorso. Dai, via! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sì. Bentornati in questo nuovo video, come vedete... Già bappinato, cazzo. Già laggato. Allora, dalle... Siete? Siamo tutti tipo... mettiti a bolla. Sono sulla barca. Ciao ragazzi, oggi siamo qua che ridiamo, deve essere un posto paranormale pieno di strane cose, invece... Scoiattoli paranormale. Scoiattolo. Paranormale scoiattolo. Non si chiede di filmare così. No, dalle cripte di Villacapri... dalle cripte di Villacapri... dai sotterranei di Villacapriglio. Vai, dai sotterranei. Dei sotterranei di Villacapriglio. Dei sotterranei di ormai sono impappinato ormai, no, ce l'ho un po' impappinato ormai. Guardo la merda. Ok, così. E dalle cripte di Villacapriglio vi salutiamo. Madonna. Parti due o così? No, no, capito, aspetta, riniziamo. Ciao bello! Il territorio fu comprato. Fu acquistato. Il territorio fu acquistato nel 1600 da Enrico Turinetti, che decise di venire qui cercando fortuna e nel proprio lavoro. Il terreno fu acquistato da un certo Enrico Turinetti. Le nostre indagini usciranno molto breve. Ci sta. E poi c'è il telefono. Sta parte qua del telefono la lasciamo nel video, eh. Pronto. Ehi, sono sulla sacra.
attacco, via. Ucciso. Cazzo era? Cos'era? Potentissima, ha succhiato troppo sangue, lo so. Qui invece ci troviamo nella chiesetta, un posto molto importante da questo. Ciao, che questa è buona. Molto probabilmente. Ciao, 4. Quando voglio. Molto probabilmente è stata costruita negli anni 90. Negli anni di sto cazzo. Mi sto cazzo di fogli di merda, insomma me lo metto qua. Quando inizio 1900 occupano questa dimora che poi abbandonano improvvisamente, senza motivo. Tieni amici. Vai. Spacca tutto, Elio. Com'è che inizia già? Ok. Che nel 1900, la chiesa molto probabilmente risale al 1900. No. No, che è stata costruita. Non dimmi altre frasi che poi c'ho già la mia, se non sono puttane. Ok. Vai, metti a posto. Molto probabilmente è stato costruito dai salesiani, quando nel 1900 vennero a vivere in questa abitazione. Solo che poi all'improvviso abbandonarono... Sì, come gli piace. Ma tu, Mitch, puoi stare lontano, perché lo segui, vuole fare inquadratura anche lui. No, non andare via, stai qua, ti vogliamo anche a te. Yeah. Si è appeso. Molto probabilmente è stato costruito dai salesiani, quando all'inizio del 1900 vennero a vivere in questa dimora, solo che poi l'abbandonarono senza nessun motivo. E poi che cazzo devo dire già? Ho passato l'improvvisamente. È una parola che voglio dire, non mi piace. Che grande. Questa è l'ultima. Molto probabilmente era la penultima. Ma che poi abbandonarono improvvisamente senza apparente motivazione, giusto? Perché apparente? Ricordati, ma così ti viene da dire improvvisamente. Ma improvvisamente decisero. Cioè, i miei muri mentali. Non me ne mettere altri. Comunque, tornate dietro l'entrata. Entrate all'entrata e andate direttamente, andate fino lì in mezzo ai tubi e poi verso l'altare insieme, così faccio un video da usare come intro. Quindi ragazzi, infatti la rivoluzione industriale del 1700 non poté con sé soltanto vaffanculo. Va bene così. Anche perché il lavoro non richiedeva molto sforzo fisico e i bambini erano soprattutto obbedienti. Stare qui e lavorare magari tutta la giornata. Sì, lavoro duro. Aspetta che riparto da qua, così non li facciamo più spesso, che erano bene. I proprietari di questa filanda, infatti, a su. Vai, ciao Elio, non ci sei. Quindi anche così non ti vedo più. Qua? Quelli sì, minchia. Vai un po' più indietro. Ah, sei vicino che qua non ti vedo più. Sì. Per questi motivi, infatti, abbiamo deciso che quando faremo un'indagine in questa zona della villa porteremo molto più rispetto e saremo molto più tesi, zio. Bella. No, bella parte. Zario, vai. Finalmente si è fatto buio e noi siamo pronti per condurre... Tieni. Ok, giusto? Ci stava? Okay. Buona la prima, via! Oh, paperissima, andiamo qualcuna. No, figo di mare internazionale. Dai, che si è accorto il tempo per andare dentro. Finalmente si è fatto buio e noi siamo pronti per condurre l'indagine notturna. Grande. Ragazzi, l'indagine è conclusa. Di questa sera
cioè, sembra che abbia capito niente di particolare. No. Perlomeno ad orecchio e a vista. Però dobbiamo ancora controllare le registrazioni, magari c'è ancora qualcosa. Sì, dalle registrazioni audio speriamo che ci sia qualcosa davvero. poi. Qui siamo troppo stanchi, secondo me, io mi chiedo anche tantissimo. Che troia. Ma ti devo dico che non farò così stanco. Che cazzo è oro? Che sbaglio. La prossima volta dobbiamo portare il caffè. Io ho un po' di coffee, mi sono ammazzato. Se vuoi un po' che tocchi. Un po' che toffi. Ma queste qui andranno nelle. Perché un po' che toffi. Io mi faccio dipingere, per carità. Un po' che coffee. Se vuoi un pocket coffee, ti puoi avvicinare a noi? Un pocket Vorrei vendere il mio pocket coffee al diavolo. Se mi prende l'anima di pocket coffee. E niente, in conclusione vi invito piano, con calma, non con nessuno. E niente, in conclusione vi invitiamo a mettere mi piace sulla nostra pagina di Facebook. Signora, Facebook lei. Facebook. Signora, un like. A parte gli scherzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di quindi commentare qua sotto, condividere ai vostri amici E di seguirci soprattutto su Facebook e su Instagram. con il nome di Vassuta Stregata. E se volete scrivere qualche mail per mandarci delle foto e dei video, trovate tutti i dettagli qua sotto sempre. Comunque, valsusa-stregata, @yahoo.it. A presto e alla prossima indagine. Ora andiamo a dormire che sono già le 5 e mezza del mattino, quindi scusateci anche la voce e le facce. Siamo un po' stanchi. Buonanotte. E quindi continuate a seguirci, se vi piace condividete Mettete un mi piace e qui subito, sotto lesti, veloci, vi lasciamo i link. condividete tutto il mondo. E niente, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ma è il Oh, speriamo che qualcosa è uscito.